ragazzi. Dai, dai. Ok, ora mi prende. Come sempre, ovviamente. No. Non voglio di certo morire ora. Dai. Ok. Pensavo di non farcela, però, sinceramente. GG, raga. Ce l'abbiamo fatta. Al quinto tentativo. Neanche così tanto difficile. Sinceramente, la cosa difficile su sto boss, vabbè. Vabbè, la mossa dove diventava rosso. Vabbè, quella non potevo schivarla. Però era anche abbastanza lento, quindi proprio per quello riuscivo a schivarlo molto bene. Quindi ragazzi, abbiamo ucciso Varg. Ripeto, era un boss lento, abbastanza lento, quindi riuscivo benissimo a schivarlo. Però vabbè, alcune volte fallivo. Però vabbè, ci stava. E quindi ragazzi, che dire, andiamo subito a uccidere Urd. Quindi la prima missione secondaria della fortezza di Hermes. In questo video infatti abbiamo ucciso Varg e uccideremo anche Urd. Nel prossimo video poi faremo la seconda missione secondaria e poi se magari ce ne uscirà un'altra la faremo, e oppure faremo Oceano di Ricordi, quindi finiremo il gioco. Quindi ragazzi, che dire, continuiamo. Allora, ho già startato la missione e ci troviamo qui. Quindi dato che lì ci sono nemici, andiamo di qua, che non c'è nulla ovviamente, e quindi andiamo di qua. Ok, ragazzi, vi dico già che vabbè, comunque è iniziata la scuola, quindi non vi aspettate che caricherò video tutti i giorni, ma vabbè, ogni 3 giorni magari un video lo carico, anche perché ora io sono in terza media, devo fare gli esami, quindi sarà un po' difficile. Mi ricordavo che potevo stunnarlo da dietro, vero? Non si può fare in questo gioco, peccato. No. Aia. Sono già morto. Vabbè, vabbè, tanto siamo qui fuori. Ripartiamo. Ok ragazzi, siamo tornati qui. Ok, attiriamo sto qua. Ancora. Aia. Ok. Ok, sono riuscito a stunnarlo bene. Ok, uccido. Bene. Ok.
e uccidiamo infine questo. Ok, bene. Ok, quindi qui siamo dove aveva ucciso Varga. Bene, chiudiamo. Qui non c'è niente, possiamo andare qua. Di nulla. Ok, uccidiamo prima sto arciere. Ok, poi uccidiamo questo. Ok ragazzi, possiamo continuare. Quanti nemici ci sono in sta zona? Ok, un altro arciere. Ok, bene, siamo diventati fortissimi ragazzi, e pensavo che siamo solo a livello 26, quindi la metà. Penso che il livello massimo dovrebbe essere 50, però non ne sono sicuro. Ok, andiamo di qua. Ma non c'è nulla, peccato. Dato che una missione secondaria dovrebbe essere un po' più corta, però qui nulla. Vedremo se è davvero più corta, anche se ne dubito io. Ah, un lume, bene. Riposiamoci, dai. Arma pestilenziale. Ah, arco, ok. Comunque ragazzi, ci manca l'ultima arma pestilenziale, che è la spada giavellotto. E penso la sblocchiamo dopo aver ucciso Corvus, quindi il boss finale. Oppure Urd, non lo so, vediamo poi. Ah, un mini boss. Aia, aia. Vabbè, vabbè. Riproviamo. Ok, riproviamo. Iniziamo subito con qua. Poi andiamo a prendere questo. Facciamo... No, non l'ho preso. Vabbè. No. Curiamoci. Ah, godo. Gli ho fermato l'abilità. Prendiamo lì l'abilità. Ok, usiamola anche noi. E poi usiamo queste. Secondo me è una buona strategia. Penso.
Ah, l'ho fermato. Ok. L'abbiamo ucciso. Bene. Però curiamoci. Ci ha dato chiave del... Vabbè, ci ha dato una chiave. Penso serva per andare avanti. Penso... Prendiamo questo. Saliamo lì e poi andiamo là. Ok. Bene. Qui cosa c'è? Ah, un oggetto. Bene. Ah, un altro oggetto qua, beh. Bene, bene. Possiamo scendere subito e scendiamo. Ok, andiamo avanti. Oh. Mi sono perso qualcosa, aspetta. Forse da... allora, da qui ci siamo arrivati, no? Quindi penso... forse dobbiamo salire. Però non c'era niente su. Qua non c'è nulla. Qua non ci possiamo salire. Proviamo a risalire. Ok ragazzi, capito, sono cieco io. Praticamente qua c'era la leva. Vero. Vabbè, fa niente. Ora l'abbiamo saputo. Fa niente, fa niente, fa niente. Damn. Bene. Continuiamo per di qui. Qua cosa c'è? Ah, oh, niente. Ok. Qua niente. Qui siamo all'inizio del gioco. Sì. È vero che all'inizio vedevamo praticamente come... Vedevamo questa, il portone lì, che era chiuso, vero? Ora mi ricordo. Ok. Ora torna. Bene. Apriamo il cancello. Non si può aprire da questo lato. Raccolta di ricordi. Ah, per di qua si va, che non l'avevo visto. Accendiamo il lume. Riposiamoci così ricarichiamo tutto. Arma pestilenziale. Possiamo potenziare. Mettiamolo dai al posto di qua. Vediamo un po' com'è. Se è forte o meno. Questo è un mini boss. Sì, un mini boss. Non è fortissimo, però. Ok. Aia. Curiamoci.
Ok, chiudiamo prima questo e poi lui. Bene. Qui c'è qualcosa, se penso si vada avanti. Ok, prima però prendiamo tutto bene qua. Ok. Prendiamo questo pepe nero. Ok. Tutto è importante. Di qui un altro oggetto. Ok. E ora possiamo andare per di qua. Abbiamo preso tutto. E possiamo aprire questo. Ok. Ci sono un po' di nemici. Abbastanza. Ok. Ok. Bene. Qui c'era un oggetto all'inizio del tutorial, ma ora non c'è. Uccidiamo sto nemico. Prendiamo l'oggetto. Importantissimo. Ok. Come sempre si bugga. Coltello. Dovremmo essere quasi arrivati. Me lo ricordo se sono. Questo è un mini boss. Ovviamente. Non mancano i mini boss. Non me li devo far mancare. Vabbè dai. L'abbiamo quasi fatta. Aia. Cattivo mini boss. Muori. Brutto da dire, però d'altronde deve morire. Qua non c'è nulla. Qua neanche. Andiamo. Un lume buono. Lì dovrebbe esserci il boss. Andiamo a vedere giusto una volata. Non lo so. Dato che non vedo nessuno. Però prima esploriamo sotto. Possiamo prima fare tutti i livelli. E direi vita, dai, vita. Arma presidenziale, coltello. Livelliamo, pozioni. Potenziamo questa. Mettiamo a vai. Questo. Così almeno ce l'abbiamo quasi al massimo. E poi sì, basta. Qua non c'è nulla come nel tutorial e lì non c'è nulla, quindi dovrebbe esserci il boss, giusto? Bene, guardiamo insieme il video. Oh, bellissimo. A due visa. Oh, com'è veloce. Oddio. Ma è stra veloce. Aia.
non l'ho presa. Vabbè dai, metà vita gliela abbiamo tolta per ora. Ok, prima vita tolta. Cosa tu, cosa sta facendo? Ma cos'è? Strano. Aia. Non va bene questa mossa qua, che è troppo lenta e contro di lei non va bene. L'ho scappata bene. Vabbè, però era andata bene, come prima volta è andata bene, dai. Pensavo peggio, sinceramente. Ah, prima però, tipo, cambiamo questi, cioè, è forte, però è troppo lenta. Mettiamo... Boh, anche... Sono un po' veloce. Vediamo. Questo non lo so. Il cutter com'è? No. Spadone. Tutto quello che abbiamo ora. Maglio. No. Boh, proviamo la falce. Però non fa molto danno perché al primo livello no. Non tipo quelli un po' alti. Ce l'ha la barda, però un po' schifo. Possiamo fare quella che ci cura. E lo mettiamo così. Ok. Proviamo, dai, che è come una seconda cura questo. Schippiamo e andiamo. Vabbè dai ragazzi, facciamo che vi lascio subito la clip dove riesco, dai. Bella.
Sì, ragazzi, siamo riusciti a sconfiggere Ord dopo vari altri tentativi, ma siamo riusciti. Bene, ragazzi, ci ha dato pure il trofeo e quindi dovremmo aver finito tutte le armi pestilenziali. Dopo di questa le abbiamo sbloccate tutte. Ora andiamo a vedere. Quindi, ragazzi, GG. Un boss molto difficile, direi, anche questo molto difficile. Vediamo, arma pestilenziale, le abbiamo sbloccate tutte, vai, signore della pestilenza, pure il trofeo ci ha dato, la mettiamo subito e la proviamo. Bene, ragazzi, vediamo com'è. Ah, carina, mettiamo però, aspettate, che ok, mettiamo queste qua, ok. Così abbiamo anche le spade gemelle che secondo me sono le più forti. Ragazzi, io direi per questo video fermiamoci qui, questo è tutto. Iscrivetevi al canale e lasciate like, che nel prossimo video andremo a finire la fortezza di Hermes. Quindi andremo a fare la seconda missione secondaria, quindi questa. Trova le prove del colpo di stato e poi andremo a fare il boss finale. Quindi, ragazzi, ancora due episodi e poi la nostra serie di Timessia sarà finita. E poi andremo per la serie sempre di Timessia, però verso il platino. Quindi, ragazzi, noi ci fermiamo qui per questo video. È tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale e questo è tutto. Bella!